al di là di quello poco che hanno fatto loro, noi siamo stati fortissimi. Siamo stati, il primo tempo credo che abbiamo dominato, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Camarà che sfortunatamente ha sbagliato, ma oggi come atteggiamento, come mentalità eravamo difficilmente battibili da chiunque. Diciamo che nel Sorrento si rivede la grinta, ma di là di tutto ciò si sono visti giocatori importanti che possono essere la vera arma in più per il finale di campionato, perché diciamoci la verità, rivedere un Lancella, anche se per pochi minuti in campo, tutta grinta. Marranzino ha giocato un'ottima gara e poi il giocatore in difesa Gargiulo, che si è mostrato grande. Contiamo che oggi non c'era Cacace, quindi diciamo la difesa, che è sempre una difesa impegnata sui giocatori esperti, oggi se l'è vista brutta contro un giocatore espertissimo con la loro centravanti. Però un Sorrento che ha rischiato pochissimo, anzi spesso è stato cattivo e al punto giusto. Allora, io innanzitutto ci tengo a ringraziare l'intero gruppo, però un plauso particolare senza dubbio lo devo fare ai tanti che all'ultimo momento ho dovuto schierare in campo, perché come dicevamo abbiamo avuto un sacco di defezioni. In ultimo ci si è messo anche l'infortunio, speriamo che non sia grave, di Vittorio, però ci tengo a ringraziare oltre all'intero gruppo i vari Maranzino, i vari Gargiulo, i vari Lancella, Camarà che ieri è stato male, non si è allenato, sinceramente farei un torto a qualcuno ad elencarne solo pochi, perché sono stati grandissimi. Mister, ora si va ad un riposo per far sì che tutte le squadre recuperino. Sorrento finalmente ha 15 giorni per recuperare gli infortunati, ma soprattutto per allenarsi tutti insieme e capire di che pasta è fatta per questo finale di stagione. Sì, fortunatamente abbiamo possibilità di allenarci, cosa che non è mai successa. Io mi sono sentito fino ad oggi un gestore anziché un allenatore, perché abbiamo avuto solo 2 settimane in questo mio interregno per preparare le partite in modo decente. Anche oggi abbiamo fatto un allenamentino venerdì, ieri mattina di finitura. E quindi con le poche conoscenze che abbiamo potuto dare alla squadra abbiamo fatto questa grandissima prestazione. Mister, un'ultima domanda che riguarda la classifica. Classifica che è una classifica tranquilla, diciamo ci sono 7 punti dal Fasano che va giù per la parte bassa della classifica, 2 punti dal Cerignola stesso che ne ha 37 e poi c'è la zona playoff. Il Sorrento con la mente libera, sgombra da ogni pericolo, può essere una mina vacante. Allora, a proposito di tranquillo, già mi sono espresso l'altra volta, quindi non mi voglio ripetere. Questo è un campionato difficilissimo. Noi ci siamo ripromessi di non guardare la classifica, ma di fare in questo mini torneo che mancava, erano 9 partite quando ci siamo guardati in faccia, di fare più punti possibili. Quindi intanto agganciamo la cosa primaria, che è una salvezza tranquilla, e poi una volta che è arrivata quella ci divertiremo.